Il Città di Sant'Agata firma il trio di successi consecutivi superando al Fresina per 2-0 il Locri. Gara subito in discesa per i padroni di casa che la sbloccano subito dopo 8 minuti. Gran lavoro di Severino che sguscia sul lato corto di destra dell'area di rigore e mette in mezzo. Lanziani si allunga ma da dietro arriva Miccica per il tapin a porta sguarnita. Al 13° ancora i locali pericolosi con Squillace che dal limite sfiora il palo. Sant'Agata in totale controllo, al 18° Severino cerca il guizzo da fuori aria, decisiva la deviazione di Lanziani. Sul corner seguente Nagy svetta in area piccola, il portiere si salva con i piedi, poi Carrozzo di testa trova il salvataggio sulla linea di Diakité. Al 23° primo squillo offensivo ospite con Pasqualino e uno schema su calcio d'angolo, il tiro al volo dal limite chiama Iovino all'ottima risposta in tuffo. Al 31° Guattaracci mette la testa su un rimbalzo alto in area di rigore, la sfera colpisce la parte superiore della traversa. Al 39° Sant'Agata ancora vicino al gol, Sulis da tre quarti, pesca Saverino che gira di testa ma Lanziani risponde presente. Al 44° ennesimo traversone insidioso di Squillace in area piccola e Pasqualino anticipa Nagy ad un passo dalla rete. Nella ripresa la musica non cambia. All'11° il solito cross di Squillace per Carrozzo che di testa non inquadra la porta. Al 16° Mincica scodella per Sulis steso in aria da Ouattara. L'arbitro non ha dubbi e calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Totò Mincica che spiazza il portiere e firma la doppietta personale. Al 26° grosso rischio per Ambro che regala palla a Pappalardo che non ne approfitta per il Locri. Poi sul ribaltamento di fronte Aquino si presenta tu per tu con Lanziani che respinge. Quindi a rimorchio arriva Marcellino che trova l'opposizione di Moreira. Alla mezz'ora altro squillo per il Locri con Ouattara che mette dentro per Cuomo che con la coscia ad un passo dalla linea colpisce la traversa. Al 36° occasione ancora per i locali con Mincica che innesca Aquino, la zampata dell'esterno è disinnescata da Lanziani. Un minuto più tardi ancora Aquino ci prova dal limite ma il suo tiro è alto. Nel recupero ultima chance con Marcellino che imbecca lo grande che non inquadra lo specchio della porta. Finisce qui col pubblico del Fresina in festa per una Città di Sant'Agata che supera il Locri 2-0. Centra la quarta vittoria stagionale e vola a quota 12 in classifica.